Pagina e parliamo ora del progetto nazionale Valore Paese, che mette in contatto Agenzia del Demanio, Ministero della Difesa e sindaci per recuperare il patrimonio artistico e ambientale italiano e coinvolge anche la nostra regione. Ci dice di più Marino Cancellari. Tornerà a vivere il Faro di Goro. Insieme ad altri 11, situati nei luoghi più suggestivi delle nostre coste, potrà essere dato in concessione a chi presenterà il progetto migliore per farlo rivivere. La gara si aprirà il 16 settembre. Nella valutazione delle domande, la precedenza va alla qualità ambientale dell'idea e alla ricaduta pubblica dei progetti. Quando mettiamo in concessione un faro abbandonato, trovando investitori privati, ne garantiamo comunque la funzione pubblica, ma facciamo in modo che questo luogo diventi un luogo di vita, un luogo di sviluppo, un luogo di posti di lavoro, un luogo dove anche la comunità possa avere un ritorno economico importante, oltre che sociale. Nella nostra regione, agli investimenti di recupero sono interessati per adesso alcuni palazzi pubblici, i cammini turistico-religiosi e le case cantoniere. Restituire alla comunità strutture in luoghi bellissimi destinati al degrado allarga e rende virtuosa anche l'offerta turistica. Un recupero di quel faro a livello turistico sarebbe importantissimo, basterebbe solo quello, si arriva a piedi o in bici, oltre alle imbarcazioni che dalla sponda veneta in 2 minuti portano all'Isola dell'Amore, laddove è ubicato il faro. Mercoledì 21 settembre, chiunque voglia potrà visitare il Faro di Goro.